a tutte le nostre ospiti per un saluto finale, va bene? Buonasera a tutti, grazie per averci dato questa opportunità e questa gioia di condividere la nostra esperienza. La gioia è stata la nostra, grazie davvero, grazie. Ilaria? Non aggiungo altro rispetto ovviamente a Rossana, ringrazio Radio Caserta Nuova per aver dato la possibilità ovviamente al gruppo TMA Metodo Maietta di spiegare quello che si fa nelle piscine pubbliche di tutta Italia, in Campania soprattutto, ma noi siamo in tutta Italia. Voglio solamente ricordare sì. Il prossimo corso TMA, il prossimo 25 ottobre. Dove? Il corrente mese a Napoli, tutte le informazioni sulla pagina Facebook okay. Autismo TMA Caserta Venino. Grazie Ilaria, ti aspettiamo in radio, grazie. Anche da parte mia grazie per averci dato la possibilità insomma di poter esporre anche tutti i nostri progetti e quello in cui crediamo. Io volevo dire una cosa, prima si parlava di passione, di volontà, in effetti c'è, ci deve essere la passione in quello che facciamo, però io ho un motto che sento e credo in questo, io dico che quando noi vogliamo qualcosa, ma proprio lo vogliamo fortemente, il mondo si sposta sempre un po' in più in là per farci raggiungere quello che noi vogliamo. Ecco, e con questo concludo e lascio buonasera a tutti e grazie ancora. Grazie Daniela, Esther. Ciao Giovanna, ciao Mario, grazie direttore ancora una volta, grazie Caserta Nuova per averci ospitato e soprattutto per aver dato la possibilità a questi sport minori che di minore non hanno niente di avere visibilità. Ricordo solo il 2 e 3 novembre il campionato italiano al Palamaggio, un bocca al lupo ai nostri ragazzi dell'SD Taekwondo Caserta. Per informazioni www.taekwondocaserta.it. grazie mille. Benissimo Mario, buona serata a tutti, grazie Giovanna, grazie, ci vedremo mercoledì prossimo. Benissimo, ciao Mario, grazie.